Si è addormentato? Non appena l'ho messo nel suo lettino. Non so come ringraziarti. Guai se non ci fossi stata tu a portarlo via subito. Figurati, non parlargli neanche. Ora sappiamo che la tua non era una fissazione. Già, è vero. Ma come mai Tracy ha deciso di ritornare? A quanto pare non si fida di me. Aveva messo un investigatore privato a sorvegliare la casa. Beh, è uno che va per le spicce. Come tutti Clegg. E l'investigatore non ha visto Scotty? No, grazie a Dio. Però, lo sai, Charity, Trey ha scoperto che il quadro che è appeso in camera sua l'ho dipinto io. E quel che è peggio, sua suocera, Paula Denning, mi ha visto alla galleria Vandenberg la sola volta che sono andata a Washington. Lo sentivo che non avrei mai dovuto andarci. Ma non poteva certo sapere che eri tu la pittrice. Non ha nessuna importanza, capisci? Potrebbe sospettarlo, potrebbe aver detto a Mirna di avermi vista, proprio a Mirna Clegg, la quale a quanto sembra è diventata una mia ammiratrice. Non poteva andare peggio di così. Ah, non agitarti, Kelly, ora sei sconvolta. Capisci? Non posso più esporre i miei quadri ora. Tu sei un'artista e brava, molto brava, non puoi rinunciare a tutto. È troppo importante per te e per Scotty. Pensa ai soldi che metti da parte. Ma è proprio di Scotty che mi preoccupo. Trey ti ha minacciata, forse? Forse ha detto che lo dirà a Mirna? No. E allora non fare una cosa che rimpiangeresti tutta la vita ora che sei spinta dal panico. Senti, perché dovrebbero nascere delle complicazioni? Da quanto mi hai detto di Trey, lui non ha nessuna intenzione di farti del male. Le vorrei conoscere le sue intenzioni. È un uomo politico, Kelly, ed è in piena ascesa. Lui e la moglie sono la coppia d'oro di Washington, credimi, non dirà mai a...